schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo Give a Car to Friend, o meglio, come passare le auto o prendere le auto dai vostri amici. Per fare questo glitch ragazzi serve il vostro Avenger posizionato come vedete e un amico che vi passa il veicolo ragazzi. Ovviamente dovete farlo con un veicolo che entra nell'Avenger, io lo sto facendo con la Deluxo, potete farlo anche con... diciamo con l'oppressore, ma cascate sempre. Quindi a questo punto ragazzi vi posizionate davanti alla base operativa come ho fatto io, base operativa piena, tasto PS, skippate il messaggio, andate dietro la Avenger con il vostro amico dietro a voi e premete freccia a destra ragazzi e dite al vostro amico di spingervi verso la base operativa fino a quando non vi comparirà, ovviamente dovrà essere svelto diciamo nello spingervi, fino a quando non vi comparirà la schermata di base operativa piena ragazzi, vi comparirà tranquillamente, quindi eccola qui come vedete. Una volta che compare questa schermata l'unica cosa che dovete fare è accettare il messaggio, vi troverete nell'Avenger senza auto giustamente, dovrete uscire e suicidarvi perché come avete visto non vi lascia suicidare dentro l'Avenger, quindi uscirete fuori, vi suiciderete e il gioco è fatto ragazzi, andrete dal vostro amico e gli fottete la macchina. È abbastanza semplice, diciamo che è come il glitch dei soldi, semplicissimo ragazzi, quindi non vi potete sbagliare. L'unico passaggio che è cambiato è solamente invece del centro operativo mobile qui necessitiamo della Avenger, solo quello ragazzi è cambiato perché sennò il resto più o meno è simile, quindi approfittate per scambiarvi i veicoli, approfittare anche per chiedere a qualche amico qualche LG retro custom da poter mettere in garage. Ovviamente ragazzi sappiate che però se LG retro custom o comunque i veicoli che vi passeranno amici avranno la targa del vostro amico, non so se ve la farà cambiare, provate, se vi dice culo magari va fa pure cambiare, perché a me alcune auto che mi hanno passato me le fa cambiare le targhe, altre no, quindi non so che dirvi riguardo a questa cosa. L'unica cosa che vi posso dire, sfruttate sto glitch finché c'è, perché comunque è un bel glitch, vi dà la possibilità di prendere tantissime auto strane, rare, che comunque ci sono in giro. E detto questo ragazzi non ho nient'altro da aggiungere, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. Life, quick, man, if